Ciao a tutti ragazzi da Core89, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Oggi siamo qui ragazzi con una seconda opening challenge. Dopo aver fatto la prima ragazzi con il principe giallo, siamo con questo secondo appuntamento ragazzi con Charm, c'è un po' che fan. Sarà davvero ragazzi splendido fare questa sfida con lui. Mi state vedendo adesso in sovraimpressione e, tutti i valori ragazzi che hanno le carte, quindi i punteggi attribuiti alla singola carta che noi diciamo rara, ecco, quelle proprio difficili da trovare. Questo è quindi l'elenco dei punti che state vedendo proprio adesso. Ebbene, quindi lasciatevi questi secondi per un attimo ripassarli dalla prima sfida. E passiamo subito, ragazzi, appunto a questa challenge contro il grandissimo Ciancia Poke Fan, ragazzi. Speriamo di vincere, ma allo stesso tempo di trovare tante belle cose, perché sono 10 bustine, ricordo, con l'apertura di 10 bustine di calciatori panini 2014-2015. Andiamo, ragazzi, ora veramente all'apertura. Eccoci ragazzi, siamo qui con l'apertura. Allora, abbiamo appunto le nostre 10 bustine, come potete ben vedere qui, ok? Cominciamo subito, ragazzi, e speriamo di essere fortunati per vincere questa splendida sfida. Vediamo un po'. Vai. Oh, dai. Purtroppo niente all'inizio. Corantuono, quindi niente di brillante che ci serve, ragazzi, a noi. Ok, va bene. Sono sbagliate anche tante doppie, ragazzi, ma ormai ho davvero tante carte, quindi è facile trovare doppie. Sono più doppie che nuove ed è una cosa che ormai so, quindi è giusto anche così. Ok, maglia, che è la cosa che vale meno, però ci sta. Tanto aggiungiamo i primi punti. Poi non dico i nomi, ragazzi, appunto perché è una sfida, quindi cerco anche di mantenere il video abbastanza corto, appunto per farvi riuscire a godere meglio la sfida più che l'apertura. Comunque, ovviamente, è un'apertura a tutti gli effetti, ragazzi, quindi vi invito a vedere bene le carte. Altra maglietta, dai, ora commenterò un po' di più, sono veramente triste, ok? Maglietta del Cesena. Allora, Longo, Giorgi, Empoli, Frosinone, tre giocatori dello Spezia. E Piris, dai, lo commento, ragazzi, è più bello dire i nomi, sennò mi sento triste. Va bene. Comunque per la sfida siamo due magliette, non un buon inizio, eh. Però dai, ci possiamo rifare, questo non si apre. Sì, scudetto del Cesena che mi mancava anche, credo. Ed è molto bello come scudetto. Bene. Grande, grande. Poi abbiamo Siani, Lazarevic, Mečević, Vrsaljko, Aversa Normanna e Barletta. Va bene, molte R. Ok, sì, 4 scritte di Lega Pro, benissimo, sono 3 punti, prima abbiamo fatto i 5 di scudetto e per 2 di 2 di maglia, perfetto. Poi abbiamo Radu, che se non sbaglio non avevo nemmeno Bolzoni, bene, era Sverona Inter, forse lo avevo, o no, forse no, vabbè, 3 giocatori e Kuzmanovic. Bene, dai, non stanno troppo male ragazzi, ci sta, ci sta. Veramente ci può stare, ragazzi. Veramente. Qui abbiamo il mitico Inzaghi che ho già trovato. Ho sclerato tipo quando l'ho trovato la prima volta. Comunque lo ritrovo molto, molto bene. Però cioè, molto bene. È doppio, non vale per la sfida. Quindi non tanto. Però è sempre bello trovarlo. Tre giocatori di Cittadella: De Feudis, Torino, Trapani, Taxidis e Lupo Roma, Martina Franca. Due ragazzi sono Martina e Franca. Hanno costituito questa squadra come l'hanno chiamata Martina Franca, ovviamente. Ok, magari è veramente nato così. Dai, no, scherzo. Varese, Biava, magari veramente sì. Ok, Radovanovic, roba del genere. Radovanovic, dai, lo so. Perugia, Barreto, Carrese, Forlì. Ok, un po' pazza questa apertura. Vabbè, andiamo. Oh, la Sampdoria, dai. Grandissimo. Ok, scusate. 5 punti in cassa ancora, grandissimo. Sì. Ok, questo non vale per la sfida, ragazzi, ma sono contento di mio, perché se non sbaglio era l'ultima carta del Milan che mi mancava. Quindi ho il Milan completo, no, forse mi manca una maglia, comunque beh, una maglia. Ho tutto il Milan, ragazzi, da scudetto, allenatore. Ok, basta. Agliardi, Cuadrado, Krstičić e tre giocatori del Trapani. Bellissima questa apertura, ragazzi. Dai, che riusciamo a vincere questa sfida, dai. Date bei like. Vabbè. Vabbè, questo è il Milan che avevo già appena detto che l'ho completo, a parte la maglia. Però, ragazzi, per la sfida vale tantissimo.
Dai che si vince. Ancora Milan. Adesso ho detto che è un Milan completo, tutte Milan doppione, ok. Rami. Tre giocatori del Frosinone, tre del Modena, l'Aquila, Lucchese e Ivra. Molto bene. Ok ragazzi, tanta qualità, tanto doppione, però tanta qualità per la sfida, quindi sono contento. Non è che vinciamo soldi, ragazzi, proprio così, tanto per darvi un po' di spettacolo a voi, per divertirci, insomma. Quindi non è che vinco, però vinco qualcosa, però vinco moralmente, bello. Pescara, tra giocatori del Bologna, poi Kofi, poi Livorno, tra giocatori, Falchè, con l'accento sulla E, e tra giocatori del Varese. Va bene ragazzi, ora faccio un attimo dare il riepilogo. Ecco qua, allora abbiamo trovato maglia del Chievo, maglia del Cesena, 4 scudettini in Lega Pro, scudetto di Sampdoria, scudetto del Cesena, scudetto del Milan, ragazzi, veramente cosa fantastica. Andiamo al conteggio finale, ragazzi, per il risultato. Eccoci al conteggio, ragazzi. Allora, abbiamo totalizzato 22 punti. Direi punti molto buoni. Sinceramente, nell'apertura pensavo di aver fatto un punteggio leggermente più alto. Comunque, ragazzi, la matematica non è un'opinione. E quindi va benissimo questo punteggio, ragazzi, per questa opening challenge contro Charm. Quindi io vi ricordo di andare a vedere il suo canale, ma in più nello specifico, ragazzi, il suo video, quindi la sua apertura, per vedere chi ha vinto. Mi raccomando, il link del video appunto sarà qui in cima alla descrizione, quindi qui sotto in descrizione, ragazzi, mi raccomando, andatelo a vedere e vediamo chi ha vinto, ragazzi. Io spero tanto di aver vinto, anche se 22 non è tantissimo, comunque ragazzi ci spero, dai, anche solamente così un po' per la vittoria, poi non conta niente, quindi non vi preoccupate, non facciamo scommesse. Va bene ragazzi, per questo video direi che può essere tutto. Ringrazio ancora Charm per la collaborazione. Quindi un bel mi piace, ragazzi, iscrivetevi e commentate, quindi guardate la descrizione per il video di Charm e per tanti altri link interessanti. Ciao ciao!